Ciao amici, buongiorno a tutti. Allora, oggi l'escursione di oggi è dal Passo del Faiallo al Monte Argentea, Rifugio Argentea, passando per il Monte Regia, Cima Vaccaria, e incontreremo anche una Madonnina che guarda verso il mare, che qua lo spettacolo è senza dubbio inimitabile. Proprio tutto il bel panorama. Incontreremo anche una targa memoriale che è stata installata l'anno scorso in ricordo delle vittime dei Morandi. E nuova, messa l'anno scorso. Ma non è la prima volta che facciamo questa escursione. Oggi però, oltre alla medica Laura, abbiamo anche l'instancabile, l'inesauribile, la Wonder Woman Laila! Allora, siete pronti? Go, Certo. let's go! Allora, eccoci qua. Siamo arrivati a Cima Vaccaria. Ok, Cima Vaccaria, qui è presente la famosa Madonnina che contempla il mare. Come va, ragazze? Si sta anche bene, c'è Sì, qua c'è un po' un po' d'arietta. d'arietta che si sta anche bene. Questa è la Madonnina che scruta la vastità del mare di Arenzano, che sotto lì è Arenzano. Allora, si vede il Monviso, anche se è un po' offuscato. Si intravede. Allora, dopo circa 1 ora e 45 di cammino, siamo arrivati alla cima Vaccaria. Ora, da qui in lontananza si vede il nostro rifugio Argentea, quindi non manca più molto. Direi che una quarantina di minuti e ci siamo. Non fa neanche troppo caldo, c'è un po' di venticello. Benissimo. Ora proseguiamo. Eccoci. Oh, allora, ragazzi, siamo arrivati. Ah, c'è anche un gazebo con una tastiera, forse faranno qualche concertino, eh? C'è una cassa. Oh, eccoci qua. Allora, dopo circa, sì, 2 ore e mezza, più o meno ci abbiamo messo 2 ore e mezza. Ci abbiamo messo 2 ore e mezza più o meno. Non è stato tanto faticoso, eh? Una cosa giusta. Una cosa giusta, brava Laila. Laura? Tutto bene, 2 ore e mezza. Benissimo. Ecco, ora ci riposiamo, prendiamo un po' al fresco, ci godiamo il panorama e poi vediamo gli sviluppi della situazione. In occasione della giornata dei camminamenti è stato organizzato qua al Rifugio Argentea una suonata, un piccolo concertino,
di musiche che ricordano l'ambiente montano, molto rilassanti, e questo riguarda il parco del Monte Begua, molto rilassante.